sono un avvocato che si occupa di interessi diffusi e in quanto tale, diciamo, ho fatto delle battaglie su tematiche singole. Per queste battaglie, a volte difficili da spiegare, sono stato costretto a fare il giornalista, lo scrittore, ho pubblicato vari libri. Ci sono battaglie che vanno fatte anche se non c'è speranza di vincere, perché sono una testimonianza per il futuro. E io qua in Campania, oltre, diciamo, alla incapacità di depurare i reflui, abbiamo anche il dramma dei rifiuti solidi. La civiltà dei rifiuti praticamente ci ha fatto avvolgere dei rifiuti. Noi non riusciamo a smaltire i rifiuti solidi, e per quelli che sono i rifiuti reflui li smaltiamo male, e in questo modo abbiamo rovinato il mare. La prima colpa, se ci è stato negato il mare, è nostra, specialmente di chi ha qualche capello bianco, perché a fronte dello scempio che avveniva ci siamo limitati a cambiare spiaggia, ad allungarci di qualche chilometro, di 100 chilometri, di 200 chilometri, a farci 15 giorni senza capire che ci stavano togliendo qualche cosa che fa parte della nostra vita. Quali sono i problemi tipici della depurazione dei reflui e quanto ha inciso l'inefficienza dello smaltimento dei rifiuti solidi sul mare? Prima di tutto ha inciso in termini di notizia. Allora, noi abbiamo avuto il commissariamento per anni e anni della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Nessuno sapeva che anche i reflui avevano un commissario e che sia ai rifiuti solidi sia ai reflui le persone erano le stesse. Quindi, se con la spazzatura combinavano quello che hanno combinato, che possibilità noi avremmo avuto di avere risultati diversi a mare? I due problemi dei rifiuti solidi e dei reflui si collegano. I rifiuti solidi vanno in discarica, sono pressati dal loro peso stesso e producono quel liquido nero maleodorante e velenoso che si chiama percolato. A un certo punto questo eccesso di percolato non si sapeva dove metterlo, non c'erano impianti di depurazione adatti a lavorare questo percolato. I responsabili, piuttosto che denunciare questa assenza, questa impossibilità di fare la depurazione del percolato, lo buttavano a mare direttamente. Questo risulta dalle intercettazioni telefoniche, risulta da ammissioni di alcuni di loro, perché non avevano come fare diversamente. Questo signore Angelo, di cui prima ha parlato caro De Luca, che ho conosciuto questa sera, è una delle vittime, ma non l'unica, di questo sistema, perché chi denuncia le cose che non vanno viene criminalizzato. Cioè, qua noi abbiamo rovesciato il mondo: i criminali continuano a fare affari, li fanno assieme ai politici. Non è un caso che i legali della Hydrogest appartengono a famiglie politiche importanti, non è un caso che i magistrati sono stati a dormire per anni, perché è vero che Aldo De Chiara si è attivato e ha fatto degli arresti, ma chi ha letto le intercettazioni come le ho lette io vedrà che i fatti sono ben più antichi. Ma le intercettazioni non le ho fatte io, le hanno fatte dei carabinieri, le hanno fatte dei poliziotti, e qualcuno le ha lette prima di dichiarare, o qualcuno non le ha lette. Nell'uno e nell'altro caso ci sono dei responsabili, e questi responsabili stanno tra i magistrati, perché i magistrati lavorano secondo quello che è il loro cruccio: vedono una cosa e si lanciano, vedono un'altra e non fanno niente. Ho parlato personalmente con il predecessore di Tegliano, gli ho portato dischi, gli ho portato i documenti, si chiamava Trapuzzano, ma che ha fatto? Ha dormito lui e i suoi collaboratori. E poi dopo, alla fine, diciamo, succede che non se ne può più, qualcuno arriva e fa qualche arresto, ma non basta. La magistratura deve essere vigile costantemente, quotidianamente. E la provincia, abbiamo una polizia provinciale che non funzionava quando c'era Amato Lamberti, non funzionava quando c'era Di Palma, non funziona oggi che ci sta Luigi Cesare.
la polizia provinciale, che dovrebbe sanzionare gli abusi che si fanno, ci pensare di tutto, è inesistente, proprio totalmente inesistente. Allora in questa situazione che cosa può fare un cittadino? Cosa possono fare dei cittadini per ottenere dei risultati? Ben poco, ma quel poco è fondamentale, perché se non ci sono neanche i cittadini che fanno quel poco, si addormentano tutti quanti. Allora, se si è arrivati a un certo numero di arresti, se oggi l'attenzione è più alta, è perché ci sono le denunce di Chiaro Tenuto, ci sono le denunce di Angelo, ci sono le denunce mie. Che cosa io consiglio in questi casi? Consiglio alle associazioni che si vogliono occupare anche della materia ambientale, poiché c'era una legge, l'articolo 7 della legge 142-90, che consentiva alle associazioni ambientaliste di costituirsi parte civile nei processi contro i criminali dell'ambiente, però solo alle associazioni ambientaliste di livello nazionale, quelle locali non potevano farlo. Allora io mi sono battuto e ho ottenuto, all'epoca il senatore Lauro presentò la proposta di legge, una proposta di legge per consentire a qualunque associazione, anche che operi in un comune, in una provincia, di costituirsi. Alla fine che è successo? Che hanno abolito anche l'articolo che consentiva alle associazioni nazionali di costituirsi parte civile. Allora, come saltare l'ostacolo? Con quella che si chiama azione popolare, che è una cosa che in qualche modo ho, insomma, iniziato io, perché c'è stata una riforma della legge, qualunque cittadino elettore di un comune o di una provincia può costituirsi parte civile per conto del sindaco o del presidente della provincia, ed è quello che io faccio costantemente. Allora la costituzione di parte civile va fatta simbolicamente da uno dell'associazione Aplondi, ma andrebbe fatta perché abbia efficacia in rappresentanza del sindaco della città. Questa è una cosa fondamentale, perché la costituzione di parte civile in questo caso ha anche un clamore maggiore, perché costituito contro i criminali si trova a essere il rappresentante della città, che poi è un sindaco di destra, un sindaco di sinistra, un sindaco di centro, a noi non ci interessa, a noi interessa che lui rappresenta la città, questo è fondamentale. E la città che danni ha? Ha una serie di danni economici che non può rivendicare, ma dei danni di immagine sono quelli che può rivendicare, perché per legge non è possibile, diciamo, rivendicare altri tipi di danni che appartengono alla giurisdizione della Corte dei Conti. Però quello è danno d'immagine, sì. Quello che io, diciamo, verifico quotidianamente è che il degrado, prima ancora che all'esterno, sta in noi, nelle nostre anime. Noi abbiamo perso quel senso di religiosità, di divinità, che prescinde dalla religione in cui uno crede. Uno può essere arabo, ebreo, cattolico, anche agnostico, riconoscere solo la divinità, però il senso della divinità è venuto meno. Una volta il mare era una divinità, c'erano le nide, c'era Poseidone, c'erano le ninfe, cioè l'uomo si rendeva conto di stare davanti a un miracolo della natura. Oggi questo, come tante altre cose, non accade, cioè si pensa, e questo non voglio, se non vuole essere assolutamente, diciamo, una critica a quello che ha detto lui nella maniera più assoluta, anzi lo ringrazio perché sta qua, si pensa al mare in termini di balneabilità, si pensa al mare in termini di risorsa, ma non si pensa al mare come creatura, come elemento della natura, della creazione. È questo che manca. Noi abbiamo perso il senso del divino. Noi, piuttosto che essere ospiti di questo pianeta, vogliamo fare i padroni del pianeta. E allora che cosa succede? Che abbiamo consumato tutte le risorse economiche, naturali, per le generazioni future. E poi dice che facciamo tutto questo per i figli, alla faccia, che lasciamo ai figli? Le rovine e i nipoti, che avrà? Perché la devastazione è cominciata da un certo momento in poi. E come è cominciata? E perché associazioni come le vostre sono importanti? È cominciata perché le cose non si fanno nell'interesse della collettività, ma si fanno nell'interesse di gruppi, si fanno nell'interesse di gruppi politici, nell'interesse di gruppi industriali. E allora questi mostri, questi mega impianti sono stati creati perché? Perché costano miliardi per la costruzione, per la manutenzione, miliardi di cui briciole vanno nelle tasche dei politici di turno, dei potenti di turno. Allora la paranoia, la follia
di queste leggi che fanno e fanno le lobby, perché il Parlamento le leggi le scrive, a chi ce le scrive? Sono le lobby dei chimici, le lobby delle multinazionali. Sentite questa e poi concludo, perché non vi voglio poi intrattenere eccessivamente. La paranoia dove arriva? Noi prendiamo l'acqua reflua di Benevento, di Avellino, che cade attraverso i fiumi, attraverso le fognarie, e la portiamo ai depuratori che stanno a valle, a Sarno, a Cuma, ad Acerra. Dopodiché, per legge, dobbiamo depurarla e riutilizzarla, e quindi riportarla a Avellina, a Benevento. Ma scusate, sono stato a un convegno a Rimini recentemente, in un'associazione tremenda che si chiama Basta Merda in Mare. Mi hanno invitato perché volevano fare l'azione popolare. Quindi ho visto degli impianti di fitodepurazione, cioè praticamente nei piccoli centri stanno cominciando a depurare le acque sul posto, e l'acqua l'usano là. Ma per quale motivo? Devono portare l'acqua dai monti al mare e poi riportarla ai monti una volta depurata. Ma perché non la depuriamo in loco? Questo è il principio fondamentale. La follia che c'è stata dei nostri governanti, che sono stati supini alle richieste delle multinazionali, qual è stata? Ogni condominio doveva tenere la sua vasca IMOF, ogni fabbrica, la legge Merli lo prevedeva, doveva depurare le sue acque velenose. Ma magari facciamolo anche a costi inferiori, un costo sopportiamolo noi come collettività. È molto costoso depurare questi veleni, va bene, allora tu spendi il 5%, il 95% lo mette lo Stato, ma invece di mettere sul 95% noi abbiamo distrutto il mare, e distruggendo il mare abbiamo perso ben più del 95%. Sono grata a De Chiari, cose e tutto, ma io sono indignato, disgustato di come funziona la politica, di come funzionano diciamo i magistrati, perché pare sempre che fanno piacere, andate là per parlare, oggi è impegnato, oggi è occupato. Oh, ma voi lavorate per noi, se avete il potere che avete, se potete mandare ad arrestare la gente, è perché dovete lavorare per la collettività, non che ognuno di voi si crede di essere un padre eterno a uso e consumo suo, per poi diventare senatore, per poi diventare onorevole, per poi diventare presidente, per poi fare la P4, la P5, la P6 e tutto. Voi siete, avete poteri politici, magistrati, funzionari dello Stato, prefetti, perché dovete usarli per noi, per la collettività. Mi ha chiamato, che non le metto, facciamo una cosa insieme, volentieri. Io tutto quello che so, quel poco che so, lo metto a totale disposizione, diciamo, della vostra associazione, sia per fare una, perché la procedura di infrazione che ho fatto aprire è per quei depuratori là, ma noi possiamo farla aprire per questo depuratore qua. Se vi volete costituire parte civile, vi do gli atti, vi preparo, mettete un avvocato vostro, non è che ci sta, insomma, diciamo i colleghi sono tutti quanti molto bravi, una volta che hanno capito qual è il problema, magari che non trattano, poi dopo mezz'ora sono pronti come me a fare quello. Tutto quello che si può fare perché voi abbiate recuperato il vostro mare, facciamolo. È un percorso lungo, non è un percorso facile, perché i depuratori non, perché non funzionano, il vostro poi in particolare è stato concepito come depuratore chimico-fisico. Che significa? Significa che l'acqua deve essere lavorata finché non diventa buona. Ma il problema qual è? È che perché questi depuratori possono funzionare, per un minuto ci vuole il colletto aperto, cioè il fognatura non arriva tutto quanto a questi depuratori, e poi ci vuole l'efficienza, ma è un cane che si morde la coda. Questi diventano vecchi, questi depuratori, mentre sistemano e mettono a regime tutto. Cioè noi abbiamo avuto qua al SAR, stanno spendendo, perché i soldi ci stanno. L'unica cosa che non si può dire è che non hanno speso soldi, li hanno bruciati. 2.000 miliardi solo dell'area nord negli anni della cassa del mezzogiorno. Qua non lo so quando hanno speso azzardo, informatevi, ma cifre blu. Perché io ho letto un articolo del professore Meluso, che è stato tra gli indagati, io sono dispiaciutissimo perché conosco personalmente il professore Meluso ed è un biologo e mi ha fatto una buona impressione, e sono sorpreso che anche lui aveva questa mancanza di sensibilità e buttava il percolato al mare, non sentiva il bisogno, come ha fatto un operaio che poi è stato licenziato, di dire: ma voi che state facendo? Un professore universitario che non tiene la forza per uno stipendio, perché la scienza è venduta, anche la scienza, uno per avere soldi, dice: fammi una perizia che dice questo. Ma che significa? Ma noi ci vendiamo l'anima, ma non è possibile, la scienza è scienza, alla fine paga l'operaio che fa la denuncia, un professore conserva il posto perché non dice niente. Poi per combinazione, perché il padre eterno esiste,
e ogni tanto capita qualche cosa. Intercettazione l'hanno arrestata, allora è meglio che parlavo, per dico la vostra, invece poi penso la vostra e sta in galera. A questo punto qua, diciamo, questa è la gravità, diciamo, della situazione. E vogliono trasformare questo regolatore chimico-fisico in biologico. E quello per la verità lei una fa biologico, perché poi dopo c'è una guerra. C'è una guerra tra la depurazione biologica e quella chimico-fisica, perché quella chimico-fisica che fa? Pulisce l'acqua, ma rovina il mare, perché comunque arrivano tanti e tanti di quei solventi, perché, cioè, ho pensato che voi mettete un seccio d'acqua nera, lurido, che viene dal concime, dalla concia delle pelli, e diventa bianca per miracolo, diventa bianca perché lo riempiono di solventi, e a un certo punto bianca, diventa trasparente. Ma ci stanno tanti veleni che sono trasparenti, non è che una cosa trasparente non avvelena. Hanno fatto la condotta, 1,2 km, perché non la mettono in funzione? Perché ancora non funziona il depuratore. Ma scusate, ma o ci va sui piedi questa cacca, o va a 1,2 km che almeno va un poco più lontano, almeno muoiono i coli batteri, muoiono i coli fecali, perché mentre tornano a mare non ce la fanno, perché questa è una vita breve. E invece no, ne spesi soldi per le condotte, chissà se mai entreranno in funzione, perché non è che posso dire, ci sono ricette, l'unica cosa che si può fare è quella che state facendo, e io vi sono vicino. Dobbiamo far sentire la voce dei cittadini, dobbiamo far sentire l'indignazione dei cittadini e non fare sconti a nessuno. Ecco, grazie a Carlo per la sua vicinanza alla nostra associazione, soprattutto ripeto per averci introdotto per mano in questo problema. Adesso sta a noi cercare di individuare delle soluzioni e dei percorsi virtuosi che possano portarci a essere proprio protagonisti di questa resurrezione della città che parte dal mare. Passo la parola a Serenetta. Bene, sono io che ringrazio voi per quello che fate e prima di cominciare l'intervento mio vero e proprio vorrei leggervi alcune righe. Abbiate pazienza, sono una decina di righe e sono di un altro intervento, quindi dopo ve lo spiego. Perdere il mio futuro non è come perdere un'elezione o alcuni punti su un mercato azionario. Sono qui a parlare a nome delle generazioni future. Sono qui a parlare a nome dei bambini che stanno morendo di fame in tutto il pianeta e le cui grida rimangono inascoltate. Sono qui a parlare per conto del numero infinito di animali che stanno morendo nel pianeta perché non hanno più alcun posto dove andare. Nella mia vita ho sognato di vedere grandi mandrie di animali selvatici e giungle e foreste pluviali piene di uccelli e farfalle, ma ora mi chiedo se i miei figli potranno mai vedere tutto questo. Quando avevate la mia età vi preoccupavate forse di queste cose? Tutto ciò sta accadendo sotto i nostri occhi e ciò nonostante continuiamo ad agire come se avessimo a disposizione tutto il tempo che vogliamo e tutte le soluzioni. Io sono solo una bambina e non ho tutte le soluzioni, ma mi chiedo se siete coscienti del fatto che non le avete neppure voi. Non sapete come si fa a riparare buchi nello strato di ozono. Non sapete come riportare indietro i salmoni in un fiume inquinato. Non sapete come si fa a far ritornare in vita una specie animale estinta. Non potete far tornare le foreste che un tempo crescevano dove ora c'è un deserto. Se non sapete come fare a riparare tutto questo, per favore, smettete di distruggerlo. Io non so se qualcuno di voi ha riconosciuto queste parole, ma sono di una bambina che ha zittito il mondo nel 92 per 6 minuti, era Seven Suzuki, oggi è un'attivista ambientalista e aveva 12-13 anni nel 92 quando è andata davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite che teneva il vertice sulla Terra a Rio de Janeiro e ha fatto un lungo discorso e ha veramente azzittito il mondo, ha detto tutto quello che credo ogni essere umano pensi quando si trova di fronte alle tragedie ambientali, umane, alle guerre e a tutto quello che ci vediamo intorno nel grande e nel piccolo, come succede qui da voi. Il piccolo intendo proprio la realtà locale, non perché sia piccola la tematica che affrontiate quotidianamente. Io sono venuta in rappresentanza di una struttura sindacale un po' particolare, che non ha niente a che vedere col mondo del sindacalismo confederale, perché è una struttura che ha una lunga storia prima dei confederali. L'USI nasce nel 1912, è da una emanazione dell'USI che ha voluto di Vittorio stesso che poi nascono strutture come la CGIL, ma l'USI è rimasta legata a un tipo di sindacalismo auto-organizzato che è completamente diverso da quello che voi pensate quando vedete i sindacalisti CGIL, CISL, UIL. Sindacalismo auto-organizzato significa essere in prima linea, significa metterci tutti se stessi,
significa non avere distacchi sindacali, significa usare i permessi personali per poter seguire le battaglie, significa seguire battaglie diverse da quelle che seguono normalmente strutture confederali, come quella di Angelo, che Angelo comunque si è ritrovato solo. Nessuno ha ritenuto opportuno seguire una denuncia importante come quella di Angelo, perché è pericolosa. E io credo che quando si scende in certi territori, ma ormai anche su Roma, gli arresti per mafia, camorra e 'ndrangheta sono all'ordine del giorno, non si possa dimenticare di nominare queste realtà. Se qui ci sono problemi legati a rifiuti, a mondezza, a depuratori, non è perché ci sono solo gli interessi delle lobby, dei petrolchimici, delle industrie chimiche o delle industrie delle imprese edili, è perché qui c'è tutto un sistema che va smantellato, e va smantellato dal basso, lo stesso basso che ha portato Angelo a fare la denuncia con grandissimo coraggio. L'USI è distribuita in tutta Italia, io vi potrei parlare delle battaglie che ci sono da Udine a Palermo, significa stare a oltranza H24 accanto ai lavoratori che fanno denunce che altri non farebbero, ma non solo lavoratori, anche cittadini, perché essendo l'USICONS federata all'USI significa che noi portiamo la voce dei consumatori oltre che quella dei lavoratori. Quando Francesco diceva che io sono attiva e impegnata, è vero, forse anche troppo, perché comunque mi sono ritrovata ad andare come struttura sindacale alle manifestazioni in Val di Susa domenica 3 luglio e ritrovarmi il 4 luglio sulle impalcature del Campidoglio a Roma. Abbiamo occupato con un'entità che si chiama Roma Bene Comune e che si è costituita nell'arco di un po' di mesi, neanche tanti, con grande difficoltà, perché Roma è una realtà dispersiva, è grande, le battaglie ce ne sono di tutti i tipi, eppure il sindacalismo di base ha pensato di radunarsi insieme a quelli che sono associazionismi, movimentismi di tutti i tipi, quindi abbiamo associazioni che si occupano di ambiente, movimenti dei precari, movimenti per la casa, tutti sotto un'unica sigla, Roma Bene Comune. Sono tutti cittadini, cioè quello che state facendo qui, cercare di riunirvi per poter riuscire a risolvere le tematiche che vi sono più care, noi lo abbiamo fatto in una realtà più grande come quella di Roma, dove gli interessi economici e politici e massonici, perché c'è tutto, questo lo sappiamo, sono macroscopici. Eppure siamo riusciti in questi mesi a costruire questa realtà che vede rappresentati tutti quanti i settori, a mettere spalle al muro un sindaco come Alemanno. C'è voluto uno sciopero metropolitano, ci sono volute iniziative di vario tipo e c'è voluto anche un'iniziativa illegale come quella di andare sulle impalcature di un cantiere di restauro dell'edificio del sindaco e starci 30 ore. E vi dico che per una donna 30 ore di impalcatura non sono una passeggiata, più che altro per problemi fisiologici, però si è fatto anche questo, perché quando si dice che ci si tiene al bene comune, si intende questo, si intende lavorarci in tutti i modi possibili e immaginabili. Abbiamo strappato un protocollo d'intesa con la firma del sindaco, cioè il sindaco è stato costretto a mettersi a tavolino con i cittadini, quindi scavalcando quelle realtà politiche che normalmente connivono, che normalmente fanno quello che non vogliono i cittadini. Lui ha dovuto ingoiare il rospo e parlare con i cittadini e dire: va bene, da questo momento in poi c'è una realtà sociale che è Roma Bene Comune con cui io mi dovrò confrontare.